Marco è un affermato professionista, molto stimato dai suoi clienti che ne riconoscono le doti professionali. Nessuno immaginerebbe che Marco non ama il suo lavoro e vive nel grande rimpianto di non avere perseguito il suo sogno, fare l'attore. Sfoga questa sua passione consumando film e serie TV ad un ritmo quasi ossessivo e ogni volta si immagina nei panni del protagonista. Un giorno, mentre è immerso nel suo lavoro, riceve una mail dalla sua piattaforma di streaming preferita. È stato scelto tra un gruppo di clienti assidui per frequentare un corso di recitazione online. Questo corso gli consentirà di essere selezionato in seguito per alcuni ruoli all'interno delle prossime serie in produzione. Marco sente che si tratta della grande occasione della sua vita. Non può farsela sfuggire. In pausa pranzo accede al link indicato sulla email e compila il modulo di iscrizione, fornendo tutte le informazioni richieste. Sono molte, ma ne vale la pena. Tra queste informazioni fornisce anche i dati del suo conto corrente e copia dei suoi documenti di identità. È una settimana che Marco consulta nervosamente le email, in attesa della conferma alla sua iscrizione. Oggi è ancora più nervoso perché da stamattina il suo smartphone non ha più linea. Non ha tempo, chiamerà il suo operatore telefonico nel pomeriggio. Si tratterà certamente di un guasto sulla rete. Ad un certo punto nota una email della sua banca, che parla di movimenti sospetti sul suo conto online, per cifre significative. Non lo sa ancora, ma per lui è l'inizio di un incubo. Marco è caduto vittima di un attacco chiamato tecnicamente SIM swap, un tipo di truffa informatica basata sul trasferimento non autorizzato del numero di telefono della vittima su una nuova scheda SIM controllata dal truffatore. Quindi il suo smartphone era rimasto isolato, non per un guasto, ma perché il truffatore aveva contattato l'operatore telefonico fingendosi il legittimo proprietario della linea e aveva richiesto il trasferimento del numero su una nuova SIM di cui era in possesso. Ecco a cosa serviva il finto corso di recitazione e la richiesta di informazioni, ma soprattutto delle copie dei documenti di identità necessarie a completare l'operazione di trasferimento. Una volta che il numero è stato trasferito sulla nuova SIM, il truffatore riceve tutte le chiamate e i messaggi diretti al numero della vittima. Questo consente di superare l'autenticazione a due fattori via SMS e quindi di accedere ai vari account della vittima, di modificare le password e persino di bloccare la stessa vittima fuori dai propri servizi. Mettendo insieme tutte le informazioni acquisite fraudolentemente, il truffatore è stato anche in grado di prendere il controllo del conto corrente online di Marco e di svuotarlo del suo contenuto. Cosa avrebbe potuto fare Marco per evitare di trovarsi in questa delicata situazione? È chiaro che un tema centrale rispetto a questa truffa, che comincia spesso come un qualsiasi attacco phishing, è quello della protezione dei dati personali. Dobbiamo evitare di fornire dati personali se non abbiamo valutato autenticità e legittimità della richiesta. Nel caso specifico, un ruolo decisivo è stato assunto dai documenti personali, che una volta finiti nelle mani sbagliate, possono abilitare una miriade di comportamenti truffaldini. Nella situazione di Marco, il primo sintomo chiaro di quello che stava succedendo, e quindi dello scambio di SIM, è stata l'assenza della linea telefonica. Una volta presa consapevolezza di questa potenziale truffa e considerata la criticità che lo smartphone ha assunto nella nostra vita, non sottovalutiamo questo potenziale sintomo e contattiamo immediatamente il nostro operatore telefonico per verificare cosa è successo, richiedendo nel caso un intervento urgente. Infine, Marco avrebbe anche potuto abilitare meccanismi di autenticazione multifattore più sofisticati del semplice invio di un SMS con codice numerico di autenticazione. È necessario disinnescare il meccanismo che ci spinge ad agire impulsivamente, aggiungendo un necessario momento di riflessione. Diffidiamo di ciò che è inaspettato e che sembra troppo bello per essere vero. Verifichiamo sempre l'autenticità e la legittimità delle richieste, specialmente quando coinvolgono i nostri dati personali. Riflettiamo sempre prima di agire.